L'autorità garante della concorrenza e del mercato tutela i consumatori dai comportamenti scorretti di aziende, professionisti, negozianti. Dal 1992 e fino al 2005 poteva combattere esclusivamente la pubblicità ingannevole, obbligando le aziende a sospendere il messaggio che ingannava il consumatore. A partire dal 2005 ha anche il potere di dare sanzioni e ha deliberato multe per milioni di euro. Dal 2007 il legislatore ha ampliato i poteri dell'antitrust. Ora l'antitrust interviene nei confronti delle aziende che influenzano le scelte dei consumatori con informazioni inesatte o false, o insistendo in modo pressante perché si firmi un contratto o si acquisti un bene. Può fare ispezioni in collaborazione con la Guardia di Finanza. Nei contratti a distanza, per i quali si viene contattati telefonicamente, l'antitrust sanziona le imprese che impongono il pagamento di servizi o forniture che il cittadino non aveva richiesto. Nei casi meno gravi, può convincere le aziende a cambiare comportamenti, evitando di infliggere le sanzioni, che possono arrivare fino a 500.000 euro. L'autorità interviene in ogni settore, dalle comunicazioni agli alimentari, dai trasporti ai servizi finanziari. Nel settore della telefonia, ha evitato che sulla bolletta pesassero telefonate mai fatte o che i cittadini chiamassero numeri a sovrapprezzo per aggiudicarsi fantomatiche vincite. Sotto tiro dell'antitrust, anche gli SMS che invitano a scaricare le suonerie preferite e scaricano invece la scheda telefonica. L'antitrust vigila sugli effetti della liberalizzazione di luce e gas. Chi cambia fornitore deve avere ben chiare le nuove condizioni. I cittadini devono sapere che le offerte pubblicizzate riguardano il mercato libero, dove le garanzie sulle tariffe sono minori. L'antitrust ha a cuore la salute e la sicurezza dei cittadini. Per questo sanziona chi promette dimagrimenti miracolosi grazie ad una semplice pillola o a un macchinario rivoluzionario. A tutela dei bambini e della tranquillità dei loro genitori, è stata particolarmente rigorosa nel giudicare le pubblicità e le etichette dei prodotti alimentari per l'infanzia. Gli ingredienti devono essere quelli indicati, senza omissioni o aggiunte. L'autorità è intervenuta molte volte nei confronti di società finanziarie che promettevano prestiti a tutti e in poche ore, senza rispettare la promessa. Può intervenire anche quando chi promuove un servizio o un prodotto con le vendite porta a porta o tramite telefono diventa troppo insistente o addirittura minaccioso. Dal novembre 2007 è attivo presso l'autorità un call center al quale i cittadini possono rivolgersi. Il numero verde è attivo dalle 10 alle 14, dal lunedì al venerdì. Dopo 2 minuti di attesa, scatta la segreteria. Lascia i tuoi riferimenti. Sarai richiamato entro 48 ore. Se ti senti ingannato, chiama l'antitrust.